Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi una chicca, proprio chicca chicchissima, per quanto riguarda il Natale. Sì, sono a maniche corte, sta facendo un caldo che è una cosa atroce. Siamo esattamente il 24 settembre, settembre, 24 settembre e sono esattamente le 4. Fra 2 ore devo andare a prendere il caffè da mia mamma, però prima... Allora, volevo farvi una sorpresa e quindi ho preso alcuni calendari dell'avvento che vedrete nel corso, diciamo, dei giorni. Per questa, diciamo, prima uscita, come primo calendario, ho preso quello della Nivea. Se non mi sbaglio l'ho preso da Zalando, però vi metterò il link sotto per reperirlo e tutto. C'è una fotografia dove si vede il contenuto, però pace e amen, non mi interessa. Allora, io lo aprirò assieme a voi, vi farò vedere ogni casella cosa contiene, ma poi lo richiuderò perché poi lo voglio aprire giorno per giorno per quanto riguarda nel periodo ovviamente natalizio, quindi nel mese di dicembre. Quindi apriamo insieme, c'è il cellophane ovviamente. È tutta incelofanata, è arrivato con uno scatolone grande e poi questo all'interno. Io spero di farvi altri video sempre per quanto riguarda i calendari dell'avvento. Credo che come esposizione qui vada bene, non c'è bisogno che mi muova tanto. Non vi spoilerò ovviamente cosa c'è anche a voi nel calendario dell'avvento, perché vediamo se riesco. Qua sopra, un pochettino già si vedeva, comunque qua sopra c'è tutto quello che si trova all'interno del calendario, però noi non ci facciamo caso. Allora, il prezzo e tutto ve lo metterò giù nell'info box, è inutile dirvi quanto costa perché troverete tutto giù nell'info box. Allora, iniziamo a cercare la prima casella, già è un perché essendo ciecate e sono senza occhiali, siamo a posto. Aspettate che la devo vedere, è in ambedue lati, sì, e anche da questo lato. Aspettate, ve lo faccio vedere. Comunque, questo è il lato principale, tra virgolette, e poi c'è quest'altro lato qua. Vi sposto un pochettino in più la fotocamera, così si vede anche meglio. Allora, andiamo a cercare, perché io non lo sto vedendo. Allora, 15, qui non c'è, che io veda non c'è, quindi dobbiamo andare da questa parte. Ragazzi miei, ma io non lo vedo. Il 10, il 3, l'11, il 6, l'1, eccolo qua, l'1 è qua. Andiamo ad aprire. Da dove si apre? Ah, è abbastanza grande, eh? Allora, andiamo a vedere cosa la casellina numero 1 ci propone. Mettiamo così, ci propone. Ah, la dovevo aprire di più. Sono molto gasata. Allora, un'acqua micellare. Questo è ovviamente è tutto scritto in tedesco perché se non mi sbaglio è uscito ancora solo in Germania, oppure i packaging sono tutti così, non lo so, perché c'è tutto scritto in tedesco. Comunque questa sarebbe un'acqua micellare della Nivea. Io ho l'altra, però non lo so se è simile. Comunque è questa qui, molto molto bella, bella. La inseriamo di nuovo qua dentro. Poi la numero 2 è questa. Io ho paura di farmi male con le unghie per questo. Ok. Sono gasata, quando mi piace. Allora, nella casella numero 2 abbiamo le maschere, queste qui liquide. Ed è Good Morning e credo... Sì, è una maschera con... cioè che c'è scritto Good Morning, non so se si vede. Sì, ecco qua. Ovviamente poi leggerò a che cosa serve.
Fresh Skin. Comunque sono due dose di maschera. Questo ovviamente non vedo l'ora di provarle. Vabbè, li mettiamo qua di fuori, tanto poi capirò come rimetterli là dentro. Poi andiamo nella casellina numero 3. Peccato che non, questa cosa non venga fatta in diretta, nel senso tipo con voi che mi dite qua e qua, Stefania è qua, infatti è qua. Sembro tipo ciecata. No, sembro. Il sembro gliela tolgo. Allora, casellina numero 3. Cosa mi proponi? Cosa c'è? Ah, mi sono spaventata. Non ho visto niente. Oh, sapete tutti che io sono un'appassionata di labello, quindi di balsami labbra, quindi sono molto molto contenta di aver ricevuto il labello. Questo è Hydra Care. Io adesso sto utilizzando, vediamo se lo vedo che è qua. Io sto utilizzando per adesso quello rosa perché l'avevo trovato in una box che mi avevano regalato e mi piace tanto. Io poi come balsami labbra ne compro proprio a manetta perché veramente le utilizzo sempre, ho le labbra sempre screpolate. Questo io non vi so dire, è un Mineral Love, non vi so dire altro perché in greco e in tedesco. Comunque un labello ed è questo qua. Poi terza, quindi quarta casella. Quarta casella. Mi sembrava di averla vista questo numero qua. 11. Cioè, quando io li vedo da altre persone, eccola qua la numero 4. Quando io li vedo da altre persone, dico: ma può essere che non la veda che è messa là? Avete ragione. La numero 4 è. Che cos'è? Ah, uno stampino. Questo è uno stampino a forma di fiocco di neve, credo. Uno stampino, vedete, per fare biscotti, queste cose qua. Li farò, sinceramente, perché a me piace fare qualche cosa di particolare, specialmente nel periodo di Natale. Il mese di dicembre è il mio preferito perché faccio il compleanno e quindi sono come quei bambini un po' particolari, tipo bimba minchia. E, bello, molto molto bello. Fiocco di neve. Quindi abbiamo detto che era il 4, 5 che è qui. Comunque io ve lo voglio dire che a me la cosa che piace di più è trovare qualcosa di particolare nei giorni del mio onomastico e del mio compleanno. Ve lo dico in anticipo, quindi se c'è qualcosa che non va. Apriamo il numero 5 e troviamo una crema. Questa io ce l'ho. Questa ce l'ho in formato grande ed è una crema idratante. Questa sì, questa ce l'ho, questa ce l'ho. Io ce l'ho, io ce l'ho. Soft. Questa ce l'ho, è una crema idratante. Non dice altro, vabbè, non la apro perché ce n'ho una in uso, quindi non la apro. Aspetta che mi devo soffiare il naso. Posso continuare? Sì. Allora, questo è il numero 5. Numero 6. Numero 6. Dove sei? Numero 6. Eccolo qua, il numero 6. E apriamo la casellina numero 6. Beate le mie unghie, che sono belle affilate. Numero 6. Cosa abbiamo? Allora, abbiamo una BB cream. E 5 in 1, c'è scritto. Sì, è una BB cream. Speriamo che la colorazione. Questa è una cosa un po' particolare perché ovviamente la proviamo. Infatti, come colorazione non mi sembra molto chiara. Io essere un palumpa. È un pochettino scuretta come colorazione. Questa è una cosa molto azzardata perché ovviamente come BB cream è molto strano mettere, cioè è strano mettere una BB cream in questi calendari perché non si sa mai la persona che si trova davanti. Ma il profumo? Ma
Vabbè, i profumi della Nivea mi piacciono tantissimo, quindi abbiamo detto questo 6, giusto 2, 4, 6, sì, 6. Quindi andiamo al 7, 7, dove sei? 7, eccolo qua. Andiamo al 7 che è qua sotto. Riuscirò ad aprirlo? Sì. Il 7, io mi sposto perché non voglio vedere quello che c'è, perché voglio una sorpresa. Io non ho visto altri calendari dell'avvento, quindi io non li ho proprio visti. Che cos'è? Ah, è una lima. Vedete? Una lima. Io posso dirvi che l'anno scorso, cioè tutte le volte che vedevo le lime nei calendari dell'avvento, dicevo che cavolata, sinceramente. Invece, quando siamo stati in lockdown, che dovevo limarmi le mie unghie da sola, mi serviva. Questa è quella in vetro, credo che. Sì, è quella in vetro. Questa mi piace, questa la terrò proprio nel mio comodino, la metterò sotto nella mia stanza nel mio comodino. Quindi abbiamo detto 7, quindi andiamo nelle caselle che vi ho detto che io ci tengo proprio tantissimo. Ditemi se vi piace il fatto dei calendari dell'avvento, che vi piace anche la posizione dove li metto, così vi viene anche più facile vederli mentre li apro. Quindi casella numero 8 è questa. Da dove si apre? Da qua. È bella grande, eh? La 8 è grande, la 9 è questa qua ed è piccolina. Aspettate che io li apro a metà, mi sa, queste caselle. Cosa c'è? Ed è uno shampoo volume. Io mi scuso sempre, ma il tedesco non lo so, per forza sono l'italiano, quindi comunque ve lo metto così, così si vede. E che sono dei prodotti piccolini, quindi si vedono a malapena. Questo è uno shampoo, credo che sia volume. E poi questo lo metterò di lato per quando i ragazzi fanno quei viaggetti che durano pochissimo. Li metterò che poi li utilizzeranno loro. La numero 9, la mia prospettiva è la numero 9. Andiamo a vedere cosa ci fa vedere la numero 9. Guardate voi, guardate voi, guardate voi. Oh! Questa è una crema famosissima, io ce l'ho nel barattolo grande e mi piace tantissimo perché ha la bandiera Rainbow, quindi la bandiera LGBT. Bella, bella veramente. Questa è una cosa bella anche che hanno fatto, perché questa è una crema famosissima in tutto il mondo e il fatto che l'hanno, diciamo, colorata, con questa bandiera è ancora di più bella. Poi fa un profumo. Una meraviglia, ce l'ho in bagno sotto. 9, vabbè, mi piace come regalo per il compleanno, va bene. Quindi abbiamo detto 9, andiamo sul 10, che dovrebbe essere questo. No, questo è l'11. Ah, il 10 è qua. Aspettate che non vedo dove inserire le dita. Ah, qua. Allora, il numero 10 è Body Milk. Questo è quello che utilizza mio migliore amica e mia comare, che sarebbe anche mia nipote. Lo utilizzano tantissimo e dicono che si trovano benissimo con questa. Io non l'ho mai presa perché poi quando vado al supermercato, prendo a destra, prendo a sinistra, mi dimentico spesso di comprare le cose per me riguardante il corpo, perché fateci caso, compro di più make-up, prodotti proprio per il viso, ma per quanto riguarda prodotti per il corpo io ne compro pochissimo, ma proprio poco poco, cioè è una cosa stranissima. A parte che io ho una crema per le gambe, per il fatto che io ho la calza elastica, quindi devo sempre diciamo, mettere delle creme proprio per scivolare bene, no, per scivolare bene. Devo mettere delle creme perché ho le gambe screpolate per il fatto che tengo la calza. Automaticamente devo utilizzare un tipo di crema che è farmaceutica e fa una puzza incredibile. E quindi certe volte gli metto anche delle cremine di sopra. E io avevo una crema ancora di Bottega Verde, se non mi sbaglio. Una di Bottega Verde e una di Erbolario che devo finire. Ma poi voglio provare questa qui, è della Body Milk. Ed è questa. Si vede? Aspettate, vediamo se riesco a farvela vedere così. Bellissima, guardate, piccole, sono delle e 75 ml, cioè stupenda. Bello. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Posso sentire il profumo, certo. Sì.
l'odore di questa crema. Loro dicono che si trovano bene perché proprio ammorbidisce belle le gambe, le parti più rotonde che ho bisogno di ammorbidire. Andiamo, abbiamo fatto la 10, quindi la 11, che è questa qua. C'è chi è ciecata? Forse era meglio che mettevo gli occhiali. Allora, andiamo a spulciare. Cosa c'è all'interno? Ah, questa è quella grande. Oh, una spugnetta. Nivea fa la spugnetta. Oh, sì. No, dai. Lilla. Una spugnetta lilla. Morbida. Morbida, morbida. Cioè, una spugnetta lilla. Stupenda. No, sapete tutti che io faccio la collezione per quanto riguarda le spugnette. E una spugnetta lilla non ce l'ho. Ce l'ho rosa pallido, crema e tutto. No, bellissima. Bellissima. Molto, molto bella. Bravi. E abbiamo detto che era la 11, quindi questa è la 12. Nella 12 c'è un'altra crema corpo ed è la Care. Vabbè, ah, infatti mi è sembrata, sono tutte sigillate. Io di questa ho un'altra profumazione. E l'avevo comprata quando l'aveva consigliato Elisabetta R, la regina del Lidl. Aveva consigliato delle creme, sono tipo queste così, però con i fiori, se non mi sbaglio, erano. Comunque questa è buona pure, è una 50 ml ed è una crema intensiva, c'è scritto. Ed è questa qua. Io non capisco come mai, è perché ci sono io sempre dietro. E questa è per 24 ore, una 50 ml. Oh, sono belle cose, le creme per il corpo sono ottime. Quindi abbiamo detto la 12 e ci siamo fermati, mi sa, perché dobbiamo girare e andare da questo lato. Sì, esatto. Andiamo alla 13. 13 nel mio paese è Santa Lucia. Forse in tutto il mondo sono io. No, il 3. Il 13 è Santa Lucia, ovviamente fa l'onomastico mia mamma. Non ci posso credere. No, vabbè, ciaone. Cioè, grandissimo, proprio come quelli che uso io. Io utilizzo l'altro. È un ante che mi viene da ridere. Solo da me vanno Santa Lucia. Lasciate perdere. È un bel po' che non faccio video, quindi. Allora, questo è un deodorante aftershare, perché lo utilizzo sotto l'ascella. Dura 48 ore. Allora, io utilizzo un'altra profumazione, quello con le perle, quello che utilizzo io. Questa non lo so. Ah, dice che è nuova. Assomiglia alle creme, quindi la profumazione di tutti i prodotti sono tipo simili alle creme. Ed è questo qui, proprio il boccione grande. Guardate, è un boccione grande grande. Dura 48 ore, antitraspirante. Io utilizzo l'altro che compro spesso. Di solito compro la confezione perché veramente mi ci trovo bene. Invece i miei figli compro quella o quella nera o quella blu. Dipende come li gira loro, perché loro cambiano, io non riesco. Allora, abbiamo detto la 13, la 14. Cioè, aiutatemi. Ah, qui. La 14 è qui. E andiamo a vedere cosa c'è. Che cos'è? Oh, ah, un'altra crema. Ah, questa è in gel. Vediamo se è aperta. No, sono tutte sigillate, meno male. Allora, questa è una crema in gel, c'è scritto, con ialuronico. Quindi con acido ialuronico è ottimo se con l'acido ialuronico. Bello. Il pack è diverso scusate questo, dalle solite creme, vedete? Il pack è diverso. Quindi, ma vediamo. È 50 ml di prodotto ed è questa. La confezione è così. Questa è la crema.
Da provare sicuramente. No, non si sente di qua il profumo. Allora, ho cercato di metterlo più in avanti perché mi veniva male, perché stavo messa in questa posizione, quindi già mi stava facendo male la schiena. Ed è meglio così, che è messo bello alto così, oltre che lo vedete bene voi, mettiamo qua un po' più vicino, oltre che, ripeto, lo vedete bene voi, mi viene meglio anche cercare le caselle, così non mi devo abbassare. Allora, abbiamo fatto la 14, sì, dobbiamo cercare la 15, il compleanno di mia sorella. La 15 è qua sotto, non so se si vede qua. Apriamo la 15 e troviamo. Ah, le salviettine. Ah, no, no, no. È un sapone. Io adoro i saponi. Allora, questo è un sapone al coconut e almond, quindi al cocco e al mandorla. Ottimo, mi piace. Mi piacciono tantissimo le saponette, soprattutto perché io lavo il viso con le saponette. Di norma, gli altri utilizzano il sapone quello liquido, ma io preferisco la saponetta. Infatti io, ce l'ho nella confezione della Lush, perché io proprio lavo il viso con la saponetta. Di norma non lo dovrei fare perché, mi secca leggermente la pelle. Però sinceramente io, lavando il viso soltanto con l'acqua non mi piace perché non mi sento, diciamo, il viso pulito. Poi metto creme, tonico, eccetera, eccetera, però di norma io lo faccio, quindi 16. Andiamo ad aprire la casellina numero 16. Ah, che cos'è? Forse per lavare le cose, c'è altre cose? No. Ho una retina. Questa è un po' misera, devo dire. È una retina dove inserire tipo, che so, le spugnette. Se voi le lavate tipo da qualche altra parte, io di norma li lavo soltanto con la saponetta. Oppure i panni quelli struccanti, quelli, che si possono riutilizzare. Comunque è una retina normale, un sacchettino a retina. Comunque un po' gni. Poi andiamo avanti, apriamo la 17, sempre se la vedo. Se voi la vedete, ditemelo. Quindi, questa no, questa nemmeno, quindi deve essere di qua. E io non la vedo. Questa è 21, questa è 24 e questa è 17. Ah, grandissimo, qua è il numero. Proprio accecata al massimo. Ah, è bello grande. Aspettate che ho aperto solo la parte. E non ho aperto questa. La 17, cosa troviamo? Guardate la ricrescita dei miei capelli. Sto usando creme, sto usando, non vuole uscire. Oh, una crema. Sto usando delle pillole che mi ha dato la dottoressa. Ah, è un'altra crema corpo. Sì, è un'altra crema corpo al nocciole, credo. Macadamia, sì. E l'altro non lo so che cos'è. Lotus Bite. Boh. Me lo faccio dire dalla mia migliore amica che abita in Germania e lei sa il tedesco meglio dell'italiano. Ed è questa. Queste mi piacciono perché creme per il corpo io di norma non ne ho. E questa è 75 ml. Il 17, poi andiamo al 18. Ditemi se vi piace che parli, ovviamente che vi dica le cose, perché non mi piace proprio fare come i robot, farvi vedere le cose. Poi ovviamente li sto vedendo assieme a voi, quindi non so nemmeno cosa c'è all'interno. Natural Balance Bio Organic, ed è una, sempre una maschera, è una crema. Perché c'è scritto 09 2.35, no, 50 ml di prodotto, ed è, credo sia sempre una crema. Il barattolo è questo così, ed è sempre 50 ml di prodotto. È un Natural Balance Bio Argyle, un'altra crema. Quindi proprio crema non ne devo comprare perché ne ho abbastanza. Quindi abbiamo detto 17, che è il mio numero fortunato, il 18, 18, 18, 18. Chi se lo ricorda questo film? 18, 18, 18, 18. Dov'è il 18? Questo è 14. 13, 18. Ah no, il 18 l'abbiamo aperto, scusate. 19. Voi però non dite niente, cioè mi fate dire.
19. Cioè, ragazzi miei, mi potete anche aiutare, va? Vorrei dire, non siete di aiuto. Non c'è niente. Che cos'è? Ah, questo è quello per pulire le unghie quando fate le unghie. Io invece sapete cosa faccio con questo? Quando ho delle macchie nelle magliette, gli metto Alba, il sapone Alba, e poi strofino questa. Per non farlo con le mani, strofino con questa. E mi viene bene. Quindi la metterò nel bagno qua sotto, qua sopra, per quando lavo le cose. Vabbè, questa è un po' misera come sacchettino, eh. Due cose sono un po' gnie. Abbiamo detto 18, 19, quindi 20. 20 qua. Non si vuole aprire. Il numero 20 è sempre una crema, giusto? O douche. Forse per la doccia questa. C'è scritto douche, crema soft, è sempre una crema dopo la doccia. Questo è un formato mini. Perché non vuoi mettere mai a fuoco questa? 50 ml di prodotto anche questa, è una crema soft, c'è scritto. Poi 20, 21, 21, qui, bella grande. Non so cosa aspettarmi per il 24. Voi cosa vi aspettate per il 24? Scrivetemelo un commentino prima che apro la 24. Scrivetemi cosa vi aspettate nel calendario dell'avvento della Nivea, giorno 24. Questo cos'è? Ah, questo ce l'ho. Questo è un remover per quanto riguarda lo struccante. Quindi è uno struccante. Questo l'ho utilizzato. Non, la scritta è diversa, ovviamente, ma credo che sia la stessa identica cosa. E mi trovo bene. Io ho quello in gel, questo invece è quello liquido. È uguale a quello che ho io, solo questo è liquido. È uguale. Se non mi sbaglio, sì. E questo è 125 ml. Io questo struccante ve lo consiglio, specialmente quello in gel. Mi piace tantissimo. Mi strucca che è una bellezza e non mi bruciano nemmeno gli occhi. 21, poi abbiamo il 22 che è qua, non so se si vede qua. Il 22, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, un'altra crema in tessuto, un'altra crema. No, un pacchettino. Un pacchettino. Cosa ci sarà all'interno del pacchettino? E ditemi se volete altri. Ah, gli elastici. Ditemi se volete altri video con i calendari dell'avvento e quale calendario dell'avvento volete vedere. Che se posso, ovviamente lo acquisto. Sono gli elastici quelli che non fanno male ai capelli. Specialmente adesso che ho la permanente, quindi i capelli ricci, questi sono ottimi. E sono trasparenti. Questa è una buona cosa, farli di questo colore, così non c'è il rischio che non possono piacere. Invece la BB Cream avete sbagliato perché la colorazione è scura. Ai ai ai. Quindi abbiamo detto questa è la 22, la 23, perché già siamo arrivati. Alla 23 abbiamo. Cosa abbiamo alla 23? 23. Oh! Omi! Parlo con la mia migliore amica. Allora, questo scrub labbra l'ho visto sul canale di Antonella, consigliere Antonella 2. Se non sbaglio lei l'aveva rosso o azzurro, non mi ricordo. Comunque tutti hanno fatto vedere, cito lei perché me la ricordo ovviamente, tutti hanno fatto vedere questo scrub labbra della Labello. Io da acqua e sapone nel mio paese non li trovavo mai. E quindi ogni volta che andavamo da qualche parte, sia io che la mia migliore amica, guardavamo se trovavamo questo scrub della Labello. Niente, assolutamente. E adesso ce l'ho io! Ed è una Caring Scrub Peeling. Ed è fico e cocco? Veramente?
Figo e cocco, allora il figo mi piace tantissimo, lo mangio sempre in estate, e il cocco, bellissimo, questo lo utilizzerò sicuro al 100%, mille per mille, guarda, cioè, questo già per me ha finito il calendario, questo deve essere il giorno 9. Andiamo nell'ultima casella, che è bella, bella grande, quindi andiamo a aprire l'ultima casella del calendario. Io sto troppo. Questo poi quando finirà glielo darò alla mia nipotina per... Ecco, qua abbiamo la crema per giocarci. Se riesco, questa è la crema che vi dicevo poco fa, che Elisabetta R ha fatto vedere in tutte le versioni. Io avevo preso le due profumazioni ed era proprio questa la crema che vi dicevo io. Questa è una crema per il corpo e io l'ho utilizzata tantissimo, infatti l'ho pure regalata. Questo è il Mono e il Cocco. Ottimo Mono e Cocco. Sono tutti sigillati, no? Non si sente, però tramite Mono e Cocco è stupenda, stupenda veramente. E questa è una boccettona, proprio un barattolo grandissimo, infatti è 200 ml. Wow, bellissimo, mi piace tantissimo questo calendario dell'avvento, veramente un bellissimo calendario, mi è piaciuto tutto, tranne quei due, diciamo, cosucce, sia questo che questo. Le cose che mi sono piaciute di più, ovviamente, e vi ho detto tutto. Allora, ditemi cosa ne pensate di questo calendario dell'avvento, se lo comprate, non lo comprate, ditemi tutto e soprattutto mi dovete dire la cosa che non vi è piaciuta e la cosa che invece vi è piaciuta. Quindi vi aspetto giù nei commenti perché sono molto curiosa, voglio sapere cosa vi è piaciuto e cosa no. E niente, forse ci sarà qualche cos'altro che dirvi. Ditemi ovviamente se vi è piaciuto, io sto ripetendo perché c'è Andrea che mi sta guardando, quindi mio figlio che mi guarda, non sono abituato. Ciao, almeno saluta, si sente, no? Ok, ditemi, vi ripeto, ditemi cosa ne pensate, la cosa più bella che diciamo di questo calendario è la cosa più brutta. Il prezzo devo dire che è ottimo, per tutti questi prodotti è ottimo. Considerate che alcuni prodotti sono in full size, quindi formato grande, il labello, l'altro labello, le creme, queste qui sono quelle piccoline, anche queste, però tutto il resto è tutto in formato normale. Bellissimo, bello, mi piace, devo dire che mi piace, quindi per me è promosso. Per me è promosso, devo dire la verità, sì, per me è promosso. A me è piaciuto tantissimo, quindi vi aspetto nei commenti, ditemi se volete altri calendari dell'avvento. Io per quanto riguarda questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!